Bentornati ragazzi a The Evil Within, episodio 4, il paziente. È durato un bel po' il capitolo precedente. Però devo dire che c'è troppa somiglianza a Resident Evil. L'episodio 3 mi ha ricordato molto il villaggio di Resident Evil 5, però. Anche quel piccolo boss con la motosega. Il tempo rallenta quando accedi all'inventario. Ah, ecco. Andiamo a cercare lo psicopatico. Chi ha chiuso la porta? Ah, il centro. Già, Leslie era ricoverato qui anni fa. Sarà venuto qui alla ricerca di un rifugio sicuro. Lei sa dove siamo? Questo centro è gestito da mio fratello, ci farà entrare. Non ha risposto alla domanda. In realtà non lo so. Forse sto diventando pazzo e lei non esiste nemmeno. Ma mi piace pensare che ho ancora uno straccio di dignità e il dovere di proteggere un paziente. Lei è la legge, vale lo stesso per lei. Speriamo che suo fratello non sia così. Certo che tuo fratello ha dei gusti un po' particolari per... Come vado più piano? Gusti particolari per i suoi centri. Per il lavoro, intendo. Qualcosa si è mosso. Sono io che mi sto muovendo. Che succede? Oh mio Dio. Il panzone. Ma dove è andato quello? Dove è andato il dottore? C'è una bottiglia per lanciargliela. Fallo girare. Cioè, poi l'inventario è così ridotto. Non c'è. Oh merda. Dove va? Cioè, ma tu dove cazzo sei? Guarda che fifone, Finga che io non sia qui. oh! Ah, certo! Finché che io non sia qui, ma cioè, guarda come scappa! Intelligenza. Merda. Ecco. Non potevo rischiare, Ciccio, perdonami. Un po' del tuo gel, dai. Li ha eliminati tutti? Sì, certo. Per la stazza che era, penso che ne ho ammazzati due. Che uno se l'era mangiato. Devo trovare assolutamente uno specchio. Non posso lasciare qui le munizioni così. Dico è normale, non lo so. Non è normale. Io nel frattempo che ti aspetto mangio.
Ah. Dammi un po' di gel, testa di cazzo. Niente gel. Non è mica giusto. Devo trovare uno specchio. Non c'è tempo da perdere. Atti cazzi tuoi. Io perdo tutto il tempo che vuoi. Che sto mangiando e non posso nemmeno urlare dalla paura. Devo trovare uno specchio. Devo trovare uno specchio per impomatarmi i capelli. Guarda quanta cazzo di munizioni. Ah. Siringhe, una. Bene. Ho due chiavi. Sì, ma fammi controllare una cosa. Cioè, non lo so. Dobbiamo andare. Aiuto, aiuto! Ma che diavolo ha che non va? Cosa sarà successo qui? Con calma. Con calma? Il bravo dottore è qui. Chi cazzo sei? Casa. Al piano di sopra. Ah? Doc, no, non...
No. Valerio, sono io. Cazzo. Lui è mio fratello Valerio, il primo medico di... Tira piano. Oh, merda. Tuo fratello è morto. Ehi, che stai facendo? Ah, niente, sto facendo... uno spuntino. Bella idea del cazzo di chiamare tuo fratello. Andiamo, fatti sotto strozzo. Posso dare fuoco? Ecco. Così ti basta solo un colpo. Che succede adesso? Che succede adesso? Non sono andato al piano superiore. Oh mio God. Che sta succedendo? Ma che sia quella sia quella Goku. Io la chiamo Goku a quella che sparisce. Che fa avere queste... queste pazzie mentali. Impossibile. Per esserci qualcosa. Sì, Rubik. Rubik. Vuoi dirmi chi è Rubik? Le chiavi. Nell'esofago. Il centro è la mia casa. E quindi... no. Oh mio... no. Wow. Oh mio Dio. Ah, porca puttana. Ma va... Iacco di merda. Sto sudando. Tre chiavi, però ce n'è... ce n'era una sola. Però due le ho prese, quindi... vabbè, c'era qualcosa che non mi andava a genio. Su quelle statuette della Madonna. Hai rotto i coglioni. Sì. Veniva da fuori. Sì. Sì. Sì, sì. Hai rotto il cazzo, sì, sì. Ancora devo andare su a perlustrare. Non sono ancora pronto a combattimento. Ho lasciato pure sei pallottole. In giro. Però, chiaramente un game over lo devo sempre fare. Ma voglio capire, non c'è mai niente dentro l'armadio. Ah, il doppiatore di... il doppiatore di questo... medico. È lo stesso doppiatore dei cattivi di... dei nemici minori in Far Cry 3. E della fazione dei criminali in Battlefield Hardline. La pompa. Ce ne sono. Ci sono tre pallottole messe fuori a disposizione. Ma solamente due. Per il caricatore. Un altro gel. Come sta succedendo?
Ma una siringa, una siringa, non voglio tanto una siringa. Tanto per ripristinarmi parzialmente la salute e tenere le altre due. Ah, perfetto, lì c'è una specie di gabbiotto. Ecco, apriti. Questa cazzo! Bella mira del cazzo, eh. Se ne liberi. Ah, guarda. Non è difficile. Ma a te manco ti caga. Oh, ci vuoi morire? Che cazzo? Altro gel. Munizioni. Bellissimo. Posso andare via, ma non c'è lo specchio. Voglio lo specchio. Voglio lo specchio, voglio utilizzare sti cazzo di punti, aumentare la capienza dei caricatori di scorta. Pure dare un po' di resistenza a sto stronzo che non sa correre più di 2 secondi. Una bella polizia. Sebastian Castellanos, andiamo in... Si rischia di perdere... Non potevo dire cosa volevo fare, rizzo portare perché è proprio la stessa cosa, cioè senz'altro qualcosa tra di noi. So che è contro il regolamento, ma devo dirle quello che provo per lei. Spero di non mettermi in imbarazzo. Oh, specchio, specchio delle mie brame. Chi è il più cazzuto del reame? Aspetta. Non mi far non mi dire che ci sono altre cose che posso... Dove mi sta portando? Ma che Outlast questo? Non parla molto. Una sedia a rotella. Questo che cazzo è Outlast? Io ho finito tutti i punti gel, cioè... Oh, le chiavi! Le chiavi, vediamo che servono. Vedi che ci sono armi. Detective Castellanos. Ai suoi ordini. Ha una chiave come questa? Oh, sì che ce l'ho. Che le sono collezioni. Le chiavi aprono questi armadietti. Tutti questi armadietti? Quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi 27. 4, 5, 6. Il contenuto 7, 18, è tutto suo. Torni qui ogni volta 45. Che Quale apro? Apro questo prima. Cosa c'è all'interno? Che cazzo è un cacciavite? Congelamento. Donna, no, congelamento. Congelamento per alcune tipologie di nemici. Grazie al cazzo. Quindi sono granata all'azoto, diciamo. Vedi aprire questo. No. L'arpione. Cioè tipo un'area ricostituente questa. Oh gel, 5000 punti. Cioè bisogna scegliere bene. Ok. Andiamo. C'era qualcosa prima, no? Che mi diceva di premere X. Oh, l'accetta! E io l'accetto ben volentieri. Quest'arma. Allora, dovevo andare da un'altra parte. Ah, sì, devo andare a prendere le munizioni prima. No, sta porta. A prenderti le munizioni, forza. Non saperlo prima con la pallottola, non l'ha sprecato. Ok. Dove cazzo sono?
Ecco. Compiamifero. Non so quanto siano utili questi fiammiferi, cioè. Perché non lo so. Sono 500 punti per aumentare la scorta da fiammifero. Poi 1000, 1500. Cioè, che cazzo, chi ti ha detto di scendere? Cristo. E a prendere le altre munizioni. Ok. Qua non si può salire, perfetto. Dimmelo che riuscirai a correre anche per più di 10 secondi. Cristiano. Cioè, ma dico io una cosa. Ma a parte il fatto che arrivo da là. Ah, ok. Che non si può andare, va bene. Dobbiamo andare di qua, di qua. Per forza. Aiuto. C'è una donna che grida aiuto. Attendila. Timo. 3 c'è. Io non mi fido di questa. Ci do fuoco. Ok, andiamo. Oh merda. Questo lo lascio a lei. Ah, grazie, sei molto gentile. Mettiamo a segno queste pallotte. Ho aspettato un colpo, però vabbè. Aspetta, ci do fuoco. Forse è per questo che servono i fiammiferi, magari perché mi danno il gel. No, non mi ha dato un cazzo, benissimo. Torno subito a prendere quei fiammiferi di merda che ho lasciato in giro. Forza. Ok. Si deve fermare. Che succede se io tiro in testa al maialino? Ai. Vediamo che c'è lì dentro. Che puttanata. Cioè, ma dai, oh. Non fallo con dei cadaveri. C'è niente qua. Non c'è niente. No, sta durando molto. C'è una perlustrazione, 31 minuti. Credo che i nemici minori poi non mi ammazzeranno più perché... Sto cominciando ad abituarmi al sistema di combattimento. Sì, però adesso una domanda. Mi sorge spontanea. Dove cazzo devo andare?
Perché quello è andato qua. Ah no, è andato là. Come non detto, quindi andiamo nella casa del grande fratello. Sono armato di arpione, vediamo che posso combinare. Lo voglio vedere dentro prima. Munizioni. Entro di qua dalla finestra, non voglio entrare dalla porta. È sceso laggiù. Guarda quei fiammiferi. Benissimo. Ci sarà per forza qualche nemico. Quindi... Ah, qualcosa sta succedendo. Li hai eliminati tutti? Credo di sì. Testina. Mi piace. Non mi piace, non mi piace. Un'arma? Ah, munizioni, munizioni. Ne ho trovata una! Arpione. Io sono pronto ad usarlo. Chissà perché succederà qualcosa, me lo sento. Che c'è fuori? Che c'è fuori? Una camera a luci rossa. Che si gira del porno qua dentro. Oh, checkpoint. Bellissimo. Altre munizioni. Le devo aumentare. Che succede qua? Che è una camera oscura. Leslie. Aiuto. Oh, grazie al cielo. Il dottor Jimenez è qui. Ora calma. Deve arrivare qualcuno. Sta arrivando qualcuno. Oh cazzo. Qualcosa qui. Stai calmo. Ha paura. Oh merda. Fermo. No. No. Non c'è niente da temere. No, non c'è niente da temere. Brutto stronzo di merda! Vai ti go... Dove cazzo è? Paura... Paura... No! Resta qui! Qualcosa qui... Stai calmo! C'è un fantasma! Un po' di gel... Ha paura. Stai fermo. Tutto finocchio. No. No. Non c'è niente da temere. Quando cazzo ci muori però? Paura. Paura. No. Resta qui. Cosa qui? Oh. Oh. È finita. Questo è posto ancora è là fuori. Esisterà un posto sicuro? Purtroppo sì. Ne dubito. Il paradiso è un posto sicuro. Non si esce. Non si esce. Dobbiamo andare, per di qua. Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo a fare la cacca.
Le scale sono sparite. Le scale sono sparite. Forse siamo impazziti tutti quanti. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Impazziti tutti! Impazziti tutti! Impazziti tutti! No. Ciao Goku! Goku malvagio, però. Ruvik. Ruvik. Sei tu. Chi diavolo sei? No! Non farlo! No. Ma che? Dottore. Leslie. È un dramma. Dove andare? Dalla porta o dal corridoio? Checkpoint. Cazzo. Questo posto mi è familiare. Che diavolo succede? Questo posto mi è familiare parecchio. Nei sotterranei dell'ospedale psichiatrico. Checkpoint. Merda. Viola con le bombe. Andiamo con la munizione, devo comunque allargare le munizioni. Che schifo. La statua. Un altro cadavere. Non c'è più niente. Cosa che naturalmente... Devo andare lì e forse sicuramente si troverà qualche nemico che si risveglia. Ecco la chiave. Due chiavi. Per me. C'era qualche bomba? C'è qualche bomba? Ecco, lo sapevo io che diventava sempre più piccolo. Cristo Dio. Merda. Qualcosa mi dice che devo andare di là. Ma... Non mi piace sta cosa. C'è una scala qui sopra che per fare cosa? Per fare cosa? Cosa servirà? C'è una scala qui per fare che cosa? Non lo so. La scarica elettrica. Ma ci sono troppe armi per la balestra. Oh.
Mierda. Che buco di culo. Perché la devo trasportare a calci? Cioè, ma che cosa mi serve? Che cosa mi serve? Sei fantastica. Mi serve qualcosa di esplosivo. Montagna di cadaveri. Vediamo se vi piace questo. Allora, che ci devo fare per... Ok. Come è ancora vivo? Vabbè. Perfetto. Sta fermo che ti spari in fronte. Stato metterci un pochino di impegno, però sti cazzo di barili vuoi vedere che c'era un trofeo PSN che dice uccidi dei nemici con il barile, più di due nemici però. Lo scopriremo più avanti. Ah, poi tra l'altro non è donna, è maschio, quindi lo posso chiamare Goku. Chiuso. Dio santo. Che cazzo è quello? Vediamo se ci passa. Cazzo se ci passa.
merda. Guarda, meglio scappare. Come scappo? Oh no! Il game over no! Il game over no! Vediamo se ci crepi adesso, eh. Oh merda. Si è aperta la porta, brutto bastardo di merda. È meglio scappare. Quello si sveglia, vuoi vedere? Ciccia. Buttati giù. Dio! No, non deve mollare purtroppo. Che c'è? Ciao porca. Fammi dare fuoco a sto cadavere. Onestamente volevo affrontarlo. Cioè, ma, cioè la porta quella di là si è aperta quando io ho preso il gel e il munizio. Forse di più il gel. Oh merda! Certo, qui infinito, è infinita la corsa. Oh, ce l'ho fatta, non ci credo. Chissà che cazzo ci ha lasciato nell'arma dietro. Oh, munizione. Facciamo. Ancora? Game over così. Oh, che cazzo vuoi da me? Che cazzo vuoi da me? Sprecato pure tre colpi. Oh merda. Oh merda. Aiuto! Mio Dio, che botta. Definisce così il capitolo. Cioè ci sono morto 1, 2, 3, 4 volte e finisce così il capitolo. Cioè, boh, mi giro. Capitolo superato. Cioè, vabbè. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.